14esima vittoria consecutiva e secondo posto finale in regular season. Miglior biglietto da visita per la Nico Pontebugianese in vista dei playoff non ci poteva essere. Contro il Pontedera, poi battuto 65-54, le valdinievoline hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie perché le pisane, nonostante fossero già certe di dover disputare play-out per la salvezza, si sono presentate al Palapertini molto agguerrite, mantenendo la testa avanti per metà gara. Dopo l'intervallo lungo, Nerini e compagni hanno stretto le maglie in difesa, concedendo alle avversarie 5 soli punti nel terzo periodo e 13 nei restanti 10 minuti. Troppo pochi per poter pensare di interrompere la lunga striscia positiva della Nico. Il secondo posto era già assicurato prima della partita, però voi ci tenevate. Sì, ci tenevamo appunto per prepararci ai playoff, perché abbassare la guardia adesso sarebbe stato stupido, perché vanificava il lavoro fatto settimanalmente e il nostro processo di crescita. Dobbiamo capire che d'ora in avanti saranno tutte partite così, dove l'avversario cercherà di metterci mani addosso per 40 minuti, saranno partite sporche e cattive, dove magari non potremo fare basket champagne, però dovremo capire come giocare dentro questo basket, dentro questa aggressività e migliorare da quel punto di vista. Ora un po' di riposo, poi fra due settimane il via agli spareggi promozione, che per la Nico significa affrontare il Costone Siena nel primo turno al meglio delle tre partite, con il vantaggio dell'eventuale bella in casa. È vero che comunque vittoria, sconfitta saremmo state secondo lo stesso e loro uguale, però è stata una bella partita. Utile soprattutto in ottica dei playoff, è una squadra che mette le mani addosso, una squadra con molta intensità, sono molti ragazzi giovani, quindi ci ha sicuramente fatto bene. Anche il fatto di avere un attimo cambiato testa dal terzo quarto in poi è sicuramente un qualcosa di positivo per il nostro futuro.